Ciao a tutti ragazzi, oggi sono su GTA Online con il mio amico Caronte75 per mostrarvi il nuovo glitch per poter duplicare le auto all'interno del garage CEO. Per prima cosa dovremo avviare una sessione di inviti ed invitare il nostro amico. Dopodiché ci ubriacheremo ed entreremo all'interno del garage. Il vostro amico dovrà avviare una qualsiasi missione creata da Rockstar ed aspettarvi all'interno del menu delle impostazioni. Come vedete, dopo aver bevuto 4 whisky, il mio personaggio sarà ubriaco, quindi semplicemente potrò andare all'interno del garage CEO. Ragazzi, questo glitch è molto simile al glitch delle moto che ho caricato questa mattina. La sola differenza sarà che dovremo usare posti diversi. Non dovremo usare il primo, il secondo e il terzo posto, ma dovremo usarne 5. Adesso vi faccio vedere, ragazzi. La prima cosa da fare, una volta che saremo all'interno del garage, dovremo invitare il nostro amico. E naturalmente non dovrà accettare l'invito. Come per il glitch della duplicazione delle moto, io ho duplicato Locutio Drag tenendola nel terzo posto, il posto che sono andato a sovrascrivere per ultimo. Stessa cosa andrà fatta per le LG Retro Custom o qualsiasi altra auto che vorrete duplicare. Dovrete tenere l'auto che vorrete duplicare nel sesto posto, ragazzi. Io qui ce ne ho due, ma è indifferente. A questo punto il vostro amico dovrà avviare una qualsiasi missione creata da Rockstar. Quando sarà all'interno del menu delle impostazioni, vi avviserà. Ragazzi, importantissimo, il glitch andrà effettuato con queste 5 auto. Dovremo partire dalla seconda. Quando il vostro amico vi dirà che avrà avviato la missione, semplicemente potrete unirvi. Alla prima schermata, cioè a questa schermata, gli direte di abbandonare la sessione. Così ritornerà all'interno della vostra sessione privata. Voi premerete due volte X alle allerte. Come vedete, saremo ritornati in questo punto. Quindi il vostro amico adesso dovrà sfruttare l'invito che l'avete mandato in precedenza. Lo farete posizionare con il telefono sopra l'invito, mentre voi dovrete fare precisamente questa procedura. Dovete prendere la seconda LG, spostarla sulla terza e così via. Come vedete, io adesso non sono vicino alle auto, quindi mi avvicinerò perché, stando ubriaco, il personaggio si potrà avvicinare. Mi avvicinerò alla quarta auto. Alla quarta auto da sinistra, ma sarà la terza da destra. Quindi andrò verso quest'auto precisamente e mi posizionerò dietro. Una volta fatto questo, potremo sovrascrivere le auto e quando saremo arrivati all'ultima LG Retro Custom, il vostro amico dovrà entrare all'interno del vostro garage. In questo modo, ragazzi, vedete bene il video. Io ho sovrascritto tutte le auto a partire dalla seconda. Quando sono arrivato sull'ultima LG Retro Custom, gli ho detto di entrare. Una volta che il mio amico sarà all'interno del garage, dovremo acquistare una LG normale e sovrascriverla alla sesta auto, perché la sesta auto sarà la LG normale. In questo modo. Quindi sovrascriveremo la sesta auto. Una volta di nuovo all'interno del garage, dopo che avremo avuto la notifica di acquisto, ci saranno tre LG Retro Custom. In tutto questo, ragazzi, il vostro amico vi dovrà aspettare sempre all'interno del garage, perché altrimenti la LG Retro Custom si trasformerà di nuovo in una LG. Ragazzi, il glitch lo potrete effettuare anche in un garage normale, però purtroppo all'interno del garage normale non ci sarà la possibilità di modificare la propria auto, quindi non potrete uscire. Ragazzi, un ringraziamento in particolare a Caronte75 che mi ha aiutato a fare il video. Quindi
Quindi una volta che saremo di nuovo all'interno del garage dovremo premere destra per entrare all'interno dell'officina e modificare l'auto inserendo diversi colori. Fatto questo potremo andare all'interno dello Santos Custom e venderla. Ragazzi, naturalmente l'auto che dovrete prendere sarà l'auto che dirà che sarà ancora la LG normale, quindi la sesta auto. La prima auto che avrete a sinistra quando entrerete all'interno del vostro garage. Quindi semplicemente, fatto questo, potremo tranquillamente andare a vendere l'auto. Questo sarà il doppione di un doppione, quindi al posto di fruttarmi 900.000 mi frutterà 550.000 quasi, che comunque sono un bel po' di soldi. Come vedete si è buggato per un attimo il gioco, non mi stava facendo uscire dall'interno del garage, però basta che aspetterete 3-4 secondi e potrete uscire. Una volta fuori potremo andare allo Santos Custom. Ragazzi, vi consiglio di effettuare il glitch in giornata perché penso che in questi 2-3 giorni il glitch sarà completamente patchato, perché prima di questa versione ne esisteva un'altra che è già stata buttata fuori, quindi vi consiglio di affrettarvi a effettuare tanti doppioni. What can the best mechanic in LS do for you? Come vedete potrò vendere l'auto per più di 500.000 dollari. In 10 minuti potrete addirittura fare più di 10 milioni di dollari, contando che l'LG Retro Custom, tutta modificata, vi darà 900.000 ad auto. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace ed iscrivetevi. Vi ricordo anche di passare dal canale di Caronte75 ed iscriversi anche al suo canale. Ciao a tutti ragazzi!